siete, un ma congiuro, brutto pietà, l'indizio, tutta sospesa, l'eternità, nell'attimo E diamo inizio alla seconda parte del concerto in onore di Beniamino Gigli, organizzato dal gruppo Cronisti Marchigiani.
Giacomo Puccini, da Bohème, mi chiamano Mimì. Soprano Daniela Dessì.
vien fuori d'ora importunare. Giuseppe Verdi, da Simon Boccanegra, Il lacerato spirito. Basso, Graziano Monachesi. Thank you.
Ed ora, signori, manteniamo fede alla promessa fatta di avere qui con noi sul palcoscenico Renata Tebaldi. Renata Tebaldi, la voce d'angelo. Prego, Renata. Renata, parlare... Dimmi. Cosa vuoi che ti dica? No, dico parlare delle tue doti, parlare della completezza dei tuoi mezzi tecnici sarebbe ormai retorico. Certo è che tu ormai sei un mito consacrato della lirica. Dico, ben lo sanno questi giovani che questa sera stanno cantando, immagino con non poca emozione, sapendo di cantare di fronte a te. Quali consigli puoi dare? C'è una formula magica per il successo? Ma sai, una formula magica per il successo, non so se proprio c'è. Uno deve cercare di dare il meglio di se stessi, e di avere molta pazienza, che quando le qualità ci sono, o prima o poi, si riesce a fare la carriera. E stasera tu qui hai per sì. caso un po' provato le emozioni dei tuoi primi debutti? Ma ti dirò che affrontare il pubblico è sempre un'emozione, certo... Avrei preferito cantare piuttosto che parlare. Ma... Mi dispiace, non lo posso fare. Ormai ho preso questa decisione con una grande serenità. Mi sono detta che per 33-34 anni ho cantato con tutto l'entusiasmo per il mio pubblico, ho cercato di dare tutto di me stessa. Sono molto soddisfatta e grata a tutti quelli che mi hanno sempre seguita con tanto amore, mi ricordano tutte le parti del mondo. E come ti dicevo, non ho nessun rimpianto di non essere più in teatro. Mi trovo molto volentieri quando sono insieme a questi giovani e provo per loro tanto entusiasmo, faccio loro tanti auguri. E soprattutto li prego di non accelerare mai i tempi, ci vuole molta calma e molto studio. Ecco, consigli preziosi. Io credo che ognuno di questi giovani in cuor suo sogni di emulare la tua meravigliosa carriera, magari approdando chissà al Tempio della Lirica, al Metropolitan di New York, dove tu hai regnato, dico regnato, per moltissimi anni, come d'altra parte hai trionfato nei maggiori teatri lirici italiani. Ecco, dici, che differenza c'è tra il pubblico americano e quello italiano? Perché in America l'amore per la lirica è costante, mentre invece qui da noi, nel nostro paese, c'è stato un certo assopimento dell'interesse? Ma vedi, soprattutto noi abbiamo passato un tempo molto brutto, perché il periodo della guerra è stato molto brutto per tutti. Poi c'è stato un capovolgimento generale del modo di pensare, soprattutto dei giovani. Si sono stancati un po', hanno cominciato a dire che il melodramma era vecchio, che bisognava ringiovanirlo, che bisognava fare tante altre cose, e si sono un po' allontanati, dandosi naturalmente a un genere di musica completamente diverso da quello che potevamo comprendere noi. Poi a un certo momento cosa hanno fatto? Hanno capito che questa musica non diceva niente a loro, non entrava nei loro cuori, io non so. Si sono sfogati ben bene col rock, con una cosa e con l'altra, e poi adesso c'è un ritorno in massa, perché si vedono i teatri pieni di giovani, alla lirica. E questa sì, è una cosa è meravigliosa. È vero. Senti, siamo qui nelle Marche. Le Marche, quale contributo hanno dato alla lirica internazionale? Dico, a cominciare dai compositori, dai cantanti, dai nostri teatri. Beh, ce ne sono stati tanti. Ecco, dico, e tutti dei grossi nomi. Dei grossi nomi. Rossini, facciamone soltanto qualcuno. Cigno di Pesaro, Ricigno Rossini, di Pesaro, Spontini, Pergolesi. E poi non facciamo il nome dei cantanti, sì. A cominciare da Corelli, Sesto Bruscantini. Adesso non vorrei dimenticarmi il grande Gigli, Anita Cerquetti, Carlo Cava. Sì, tutte bellissime voci. Tutte bellissime voci, tutti cantanti di fama internazionale. Sì. E poi noi qui nelle Marche abbiamo dei meravigliosi, piccoli, deliziosi teatri che sono la caratteristica della nostra regione. È purtroppo, sì, giustamente, senti, dicono chiusi. È verissimo, sono tutti chiusi ormai purtroppo.
Come è chiuso il nostro splendido teatro delle Muse? Tu conosci, tu hai sentito parlare, non ci hai cantato, però conosci questo teatro. Ho sentito tanto parlare del teatro delle Muse perché il mio papà era professore di violoncello e suonava in orchestra e lui ha partecipato a tutte le stagioni del teatro delle Muse e appunto lui mi raccontava che erano spettacoli meravigliosi con un'affluenza di pubblico esagerato, un'eleganza, una cosa stupenda. E infatti il teatro delle Muse ha rappresentato nel mondo del melodramma italiano una tappa molto importante. Grandissimi cantanti avrebbero dato chissà che cosa per cantare allora al Teatro delle Muse. Comunque qua ad Ancona, come in tutte le Marche, come abbiamo detto, c'è una grossa tradizione nel campo del melodramma e questa tradizione si è rinnovata poi in teatri non così maestosi, così belli come il Teatro delle Muse, ma si è rinnovata in teatri più modesti come il Teatro della Fiera della Pesca, anche questo adesso ormai chiuso, che però ha ospitato nomi grandissimi, a cominciare da Giuseppe Di Stefano, e anche qua non vorrei tralasciarne, ma ce ne sono stati tanti, da Giuseppe Lugo, Tito Gobbi, Maria Canigli, Beniamino Gigli vi era di casa, sì, ma... sì. E ha debuttato anche Luciano Pavarotti, no? Con il Rigoletto. Rigoletto, sì. Dico, Lucianone, il Lucianone nazionale. Che adesso è famosissimo in America, internazionale anche. Sì, sì, internazionale. Ecco, beh, tradizione che si rinnova anche questa sera in questo teatro, anche se, come potete vedere, non è certo il luogo deputato ideale per ospitare una manifestazione di questo genere che meriterebbe altri spazi. Renata, noi siamo felicissimi di averti avuto qua, ti richiamerò alla fine della serata. Grazie. Grazie a te, ciao. E proseguiamo il nostro concerto. Giacomo Puccini, Suora Angelica, senza mamma. Soprano Daniela Dessì.